Ciao bambini, come vi avevo promesso, sono ritornata per continuare a insegnarvi con la lingua dei segni le vocali che sono A, ok? Allora, vi ricordate? C'era la A come albero, c'era la E come elefante e poi c'era la I come indiano. Ve lo ricordate? Adesso questa Gabriella vi insegna la O. Eccola qui. La O è come se voi doveste guardare dentro un cannocchiale. Facilissimo. Questa è la O. La O di orso. Ok? E infine la U. Eccola qui. E così abbiamo concluso le vocali. Naturalmente voi farete anche qui il disegno della letterina che vi ho adesso insegnato, della O e della U. E naturalmente vicino ci potete mettere vicino alla O l'orso, vicino alla U potete metterci anche una parola che inizia con la U. La cercate. E poi fate il disegnino, per esempio, potrebbe essere uva. Ok? Poi ho scoperto anche due parole molto belle che si fanno con due segni particolari, che sono delle parole molto gentili. La parola grazie, che si fa mettendo la manina qui nel mento e poi portandola avanti verso la persona che state ringraziando. Grazie. Prego invece si fa nella maniera contraria, cioè grazie e poi prego e lo riportate nel mento. Ok? Anche queste sono parole molto carine. Poi sono andata a cercare i segni per riconoscere gli animali e ne ho trovato di molto carini. Come vi ho fatto vedere prima, c'è questa che significa orso, un animale bellissimo. Poi ho trovato questo segno particolare che si fa così. Indovinate, questo è per imparare il segno per dire lumaca. Guardate, è troppo carina, mi è piaciuta tanto. Poi ho trovato anche questo segno, che è un altro animale, che, indovina, indovinello, è il ragno. Vedete? Molto, molto carino anche questo. Poi ho trovato il segno per dire gatto, che è questo. È come se vi stesse tirando i baffi del gatto. Bellissimo. E poi ho trovato questo, che è il serpente. Ok? Insomma, anche oggi vi ho insegnato tante parole. Quindi c'era la A di albero, poi c'è la E di elefante, poi c'è la I di indiano, poi c'è la O di orso. E poi c'è la U. Ok? Poi c'è questa parola gentile, grazie. Prego. Grazie. Prego. E poi ci sono tanti animali. Ok? L'orso. La lumaca. Il ragno, il gatto e il serpente. Ok? Siete contenti? Anche oggi abbiamo imparato dei segni che indicano delle parole meravigliose di animali e ancora delle letterine. Se mi volete mandare un regalo, mi potete fare
tanti animaletti. Per esempio, la figura dell'orso me la potete fare, oppure della lumaca, del ragno, del gatto o del serpente. E mandarmeli, perché io aspetto sempre che voi mi mandiate qualche vostro lavoretto. Un bacio, spero di rivedervi presto. Alla prossima. Ciao.